Buongiorno ragazzi, meno 5 giorni al derby, seconda puntata, diciamo, di questa rubrica chiamata Odio il Milan. E niente, basta pensare, la Juve ha commesso al rigore, alla Juve che ruba, perché sono cose trite e ritrite, dette e ridette, quindi pensiamo al nostro primo obiettivo raggiungibile stagionale: vincere entrambi i derby, ok? I nostri obiettivi quest'anno erano quelli: cercare di lottare per lo scudetto, arrivare almeno agli ottavi di Champions League, adesso si è tramutato in vincere l'Europa League. Terzo e ultimo obiettivo, perché a me della Coppa Italia non mi interessa niente, perché lo ripeto fino alla nausea, la Coppa Italia è l'ambizione di chi non ha ambizioni. Quindi terzo obiettivo: vincere i due derby. Stop! Uno l'abbiamo stravinto, l'abbiamo vinto abbastanza agevolmente, questo lo dobbiamo stravincere, chiaro? Quindi, lo so, non abbiamo Lautaro, lo so, Sanchez non dà tante garanzie anche se ha giochicchiato bene, lo so, Esposito non è da Inter e a 17 anni forse neanche Maradona sarebbe stato da Inter, quindi non facciamogli una colpa. E niente, di continuo sto vedendo sul telefono, mi riguardo immagini contro il Milan. E che dire dei milanisti, ragazzi? Stanno i piccoli, stanno crescendo disinnamorati del Milan, quindi milanisti bambini se ne vedono ben pochi. I grandi stanno abbandonando il Milan, si stanno disinteressando del Milan, e quelli realmente ancora tifosi e legati stanno continuando ad esistere con il complesso dell'Inter. L'Inter potrà pure non vincere nulla per il prossimo miliardo d'anni, ma fin quando domina Milano, fin quando stravinciamo i derby, fin quando li lasciamo ogni 10 derby vincerne uno e pareggiarne un altro, loro saranno sempre, anzi metto pure gli occhiali da dandy, saranno sempre stracomplessati nei nostri confronti. Prima gli trombavamo semplicemente le donne e le mogli, adesso gli rompiamo il culo anche in campo, ok? Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Clima derby, ci sentiamo domani per qualche altra considerazione contro il Milan. E avanti Inter, avanti Curva Nord e forza Mister Conte. Non mollare, mister.